la querela per diffamazione che fanno a Grillo e Dibba, la candidata a Genova che aveva vinto le comunarie e che poi è stata fatta fuori in un colpo solo da Grillo, beh, e su questo c'è da dire una cosa, Sì, che e se tutti quelli che quanti. dicono indegno e squalo, come hanno detto Grillo e Di Battista, a questa signora venissero querelati penalmente, voglio dire, sarebbe un disastro. Sulla mia pagina YouTube io vi invito a vedere i commenti di quelli NoTap, che io li ho definiti no brain. Voi guardate i commenti di questi signori nei miei confronti che mi vogliono morto, non hanno neanche letto il mio pezzo, perché se l'avessero letto, quando loro mi minacciano vorrei che quel tubo te lo mettessero oltre che nel culo anche sotto casa tua, non si sono resi conto che me l'hanno messo sotto casa mia, nella mia azienda. Quindi, insomma, se voi vedeste i commenti di questi deficienti di NoTap sulla mia canale YouTube, vi rendereste conto che le parole indegna e squalo di Grillo e Dibba nei confronti di questa signora che gli hanno meritato una querela, beh, insomma, se questi si mettono una querela per questa roba, io non so che cosa gli devo fare a questi signori. Elisa, hai ragione, non vuoi leggere commenti di bestie simili, ma io penso che siano da insegnamento su come l'Italia è piena di questi deficienti che sulla tastiera sono dei leoni, ma che poi quando te li vedi faccia a faccia sono soltanto dei cretini.